Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo unboxing che non vi guarderete. Che bello, no, sto scherzando. Questo unboxing qua ragazzi sarà un unboxing speciale. Ringraziamo Ubisoft Italia per averci mandato ragazzi questa speciale edizione di The Crew 2. Un'edizione fatta apposta per gli influencer che vi faremo vedere in questo momento. La scatola ragazzi è una scatola tutta nera con The Crew 2 scritto sopra. Da quelle che avevo visto su internet, che Jonathan vi mostra in diapositiva, c'è la Motor Edition che è molto simile a questa, solo che ha dei colori arcobaleno sulla facciata principale. Mentre qua c'è solo il logo di The Crew 2. Ma andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Scavicchi ma non apra. Scavicchio, apro. Apriamo. Oh mio zio ragazzi, c'è pure Padre Pio qua dentro. No, scherzi a parte, allora troviamo subito ragazzi un cappello stile New Era griffato appunto The Crew 2. Lo possiamo vedere così, ecco, c'è la scritta The Crew 2 qua, il simbolo 2 qua davanti, live. Quindi questo qua adesso lo inginiamo pure, togliamo il cosarello, lo so, appena perso 50 pound di valore. Mettiamolo in destra, eccolo qua. Ecco, perché vi sembrava strano che non avessi il cappello e quindi la Ubisoft ci ha pensato. No, you è top, è proprio top. Bene, il cappello. Poi, come vado avanti? Questa ve la faccio vedere dopo, che questa è la cosa. Una maglietta, ragazzi, signori e signori, una maglietta, appunto, con il logo, credo, di una delle squadre di The Crew 2 e appunto il logo di The Crew 2 dietro, che adesso magicamente mi comparirà addosso. Ecco qua con le magie dell'editing, come dicono i nostri amici Player Inside, mi è comparsa la maglietta ragazzi un po' attillata, quindi potrete vedere tutti i miei muscolacci belli. Ovviamente poi ragazzi non poteva mancare The Crew 2. Voglio tanti commenti con hashtag fate The Crew, in modo che vi facciamo vedere un bel gameplay. Adesso andiamo ad aprire anche questa versione, che è una versione speciale del gioco. Ma vi faccio vedere prima ragazzi altra roba che è uscita da dentro questa collector. Guarda, non è una collector, questa box che ci ha inviato Ubisoft. La targa dell'Illinois con RT662450, così potete rintracciare la nostra macchina. Bene. Bellissima questa ragazzi, questa dovrebbe essere appesa se fossi una di quelle persone che apre le cose, ma io non le apro. Ma andiamo avanti! E Jonathan vi farà vedere ragazzi il pezzo forte di questo box in diapositiva ragazzi. Una Lamborghini, Lamborghini! Guardate qua, tutta griffata The Crew. È una Murcieliago, si dice così? Come si dice? Non sei esperto. Scriveteci la pronuncia nei commenti. Murcieliago, no? Quella LP674SV. Guardate come si apre la porta. Si aprono pure le porte proprio alla Lamborghini. Non la scassiamo, però questa si apre di me. Ho fatto uno scatto che non mi piace. Si apre pure, ragazzi, il cuofano. Si apre. Questo è cuofano! E basta! Ah, quindi questa è la macchinina telecomandata, non è telecomandata. Ragazzi, però, veramente fatta bene, ovviamente, perché è della Biburago, il non plus ultra dei modellini di macchine. Quindi grazie Francesco, grazie Ubisoft Italia per questo regalone. Ovviamente adesso andiamo ad aprire il gioco, posiamo la scatola. Il gioco ragazzi è in Deluxe Edition, include il gioco più Motorsport Deluxe The Pack. Andiamo a vedere che cos'è. Ok, dopo un po' di peripezie siamo riusciti a togliere la carta dal qua vicino. Questo è il gioco, ovviamente ragazzi, The Crew 2 con le macchine, gli aerei, i motoscafi, le motociclette, le carrozze con i cavalli, si può usare qualunque cosa. E ovviamente qua è uscito un altro pacchettino che adesso andiamo ad aprire. Ma tra poco veramente esce pure Padre Pio da qua dentro. Attenzione. Iscrivetevi al canale degli Amendola. Oh, attenzione, questi sono adesivi da mettere sulle vostre macchine.
la gente ovviamente che usa le cose, io non li entreranno qua dentro, guardate qua che bellezza, guardate qua. Bellissimo, gli adesivi per le macchine, chi ve li dà gli adesivi per le... solo Ubisoft ve li dà. E poi qua dentro c'è anche una mappa appunto del gioco, Ubisoft le mette quasi sempre nelle edizioni speciali, un poster con il motoscafo, la macchina e il motorino, e ovviamente qui c'è la mappa di gioco che, se non erro, dovrebbe essere di nuovo tutti gli Stati Uniti d'America, cioè una mappa che percorre tutti gli Stati Uniti d'America. Fighissima, ragazzi, la mappa. Quindi, ragazzi, anche il contenuto della Deluxe Edition. Adesso andiamo ad aprire il gioco per concludere. Ovviamente all'interno troviamo il gioco, i codici per il Motorsport Deluxe Pack che sblocca un outfit per la macchina, per l'aereo e per i Monster Truck. Poi c'è il Season Pass, non è incluso, qui c'è solo la pubblicità del Season Pass, quindi andremo ad avere il Season Pass in modo esclusivo a parte, lo dobbiamo comprare con la perché non esce con la Deluxe Edition. Quindi questo è tutto, ragazzi, come al solito. Se il video unboxing vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Condividete su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook di Chiamendola Brothers, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask e Instagram, quindi ascateci e followateci. Siamo anche, ragazzi, sui nostri canali principali, sul mio principale, sui nostri canali secondari, ovvero quello di Salvatore e quello di Jonathan. Troverete tanti altri contenuti. E come al solito, se per caso il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi sia piaciuto, da parte del pilota di The Crew 2! Madonna! Grazie, ragazzi, e al prossimo video. Ciao, io! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!